semplici momenti emotivi che stiamo vivendo. Io credo che questo che spesso diciamo quando parliamo insomma, del nostro fare, che la nostra l'idea è proprio quella di non partire mai da questo ambiente, insomma, no? Il nostro teatro non parte dalla scatola nera, dall'essere in prova, dall'essere chiusi dentro. Il mescolarci e voler sempre avere un legame forte con il fuori, lasciare quelle finestre aperte anche durante le prove, quindi per poter essere attraversati, quindi avere costantemente una non è neanche un'aderenza, è proprio un ascolto verso quello che ci sta accadendo fuori, quello che ci accade quotidianamente, e fa sì che questa è la vita che dentro. Lo ti dico, progetti sono più vicini, più sentiti, altri progetti rimangono comunque più freddi, più distanti, però la necessità, quando abbiamo incontrato Antigone, di andare in Grecia e capire da soli quello che stava accadendo, non per non fidarci, però comunque sempre il filtro e di media, di internet, tutto quello che vuoi ti aiuta a conoscere meglio le situazioni, ma anche in quel caso lì trovarci l'Alexarchia, che è un quartiere particolare di Atene, e parlare con le persone che avevano vissuto, ad esempio, la morte di, tiro fuori un esempio, di Alexis in quel momento lì, è proprio questo contatto, cioè toccare, vedere le persone, parlare insieme, lo stare insieme, che poi ha determinato una certa costruzione del lavoro, e non semplicemente lo studio sull'Antigone, quindi entrare poi nella parola di quella che era la tragedia, e quindi anche ripassarne magari diverse versioni. Questo c'è stato, c'è da una parte, però dall'altra parte è molto importante. E tu hai fatto tutto questo grande discorso sull'apertura, sull'ascolto, dopodiché però voi arrivate sempre nei vostri spettacoli a una formalizzazione molto precisa e molto rigorosa. Come si passa da questa apertura a quella che di fatto poi diventa in qualche misura una chiusura? Come si fa a chiudere? Questo poi è difficile da dire, nel senso che poi tutte le persone coinvolte nei vari progetti portano un pezzettino rispetto a questo, quello che ha detto già Daniela e Silvia, e lo ribadisco anch'io. D'altra parte anche la necessità di ordine, mi sento una persona anche se non ho cioè una persona ordinata, insomma, nel senso che ci piace, questo è molto molto individuale, però piace tenere le cose aperte costantemente, appunto anche la trasformazione durante, non a caso poi noi seguiamo quello che diceva Silvia, il fatto che noi seguiamo lo spettacolo, io lavoro al suono, Daniela lavora alle luci, quindi siamo costantemente in tour, ma questo è tutti gli spettacoli, non siamo i registi, è finito oggi il nostro spettacolo, siamo un progetto, quindi anche questo fa sì che questa apertura rimane, perché che è la trasformazione. Dall'altra parte la necessità comunque di dover, in un certo senso, dare una compiutezza e una, qui ritorno all'ordine, un certo ordine, una certa forma a quello che si presenta, e non lasciarlo in materia pura, cioè di poi riportarlo in un nostro linguaggio, in qualcosa che comunque riconosciamo come in quel momento, perché questo si è trasformato negli anni in tantissimo, però in quel momento come un qualcosa anche esteticamente o di dialogo con il pubblico, che per noi è un altro elemento fondante, insomma, per il lavoro c'è sempre non è chiuso lì, non c'è questa formula. No, ma anche nella replica di ieri sera con tutta la gente appiccicata, che sensazione dà tutta la gente così vicina ieri sera? No, vabbè, è un lavoro che abbiamo portato in spazi molto grandi, in spazi molto piccoli, ci sono state volte che il pubblico era a 5 metri, volte che era come ieri. Ovviamente il pubblico vicino come sono con i volumi, cioè la stessa cosa, io vi parlo in modo tecnico mio, personale rispetto alla scena, è come se avessi il volume, quindi devi ridimensionare un pochino dei volumi, perché quando il pubblico è molto più prossimo un fare fisico diventa molto più velocemente aggressivo, diventi enorme, quindi
l'altra cosa, però è bello alla fine, è un po' così, cioè tutte le volte hai un formato diverso, ti devi rivolgere, per fortuna, perché altrimenti sarebbe la morte, la noia fruttifera. Tutte le volte devi riequilibrare, rifare, hai un pubblico dietro, delle figure che sono in avanti, devi capire come girarle, devi. Però è vita, cioè altrimenti se il pubblico faremo caso entra nelle, molte volte nelle riprese, diventa parte proprio del background del selfie che lei si sta avanti, questo è anche strano, però di questo siamo molto contenti, di questo lavoro che ha questa grandissima flessibilità. Riesce a rapportarsi a grandi palcoscenici oppure essere, andare in luoghi molto più piccoli e avere questo tipo di. Quindi una, anche questo, la scelta di non avere una casella, forma, certo. Un box in cui essere contenuto ed essere rigidi su questo. Perché riesce a farlo perché la grammatica con cui ho costruito lo spettacolo è molto precisa e quindi riesce a stringerla. Abbiamo due versioni dello schermo. Come? Abbiamo due versioni dello schermo. Questo è lo schermo piccolo, chiamato, e poi abbiamo lo schermo più grande, ovvio. Un triangolo piccolo, un triangolo grande. Abbiamo due. Cioè, avete la versione piccola, media e. Piccola e grande. No, c'è una cosa che in questo lavoro sta iniziando, che soffro un po'. Normalmente non mi è capitato, ma qui la soffro. Non so se è un problema legato al tempo o il problema legato a qualcos'altro, è il rapporto che il pubblico con la fotografia, cioè continuamente, probabilmente essendoci anche molte immagini, il pubblico fotografa molto, e a me questa cosa mi manda in pensiero. Perché è il cattivo esempio, è una tu, cosa però. Che vado di. Mai come in questo lavoro qua, è una cosa che, non so, normalmente sono molto tranquilla rispetto a questo, probabilmente per una questione di prossimità, una questione di nudità, non solo fisica ma proprio anche di nudità. Questa esigenza continua, e mai come negli ultimi mesi l'ho sentita forte, di fermarsi come la Torre di Pisa, il momento che hai davanti, non dire dai un attimo, stai tranquillo, goditi un attimo quello che vedi, poi vai in internet, ci sono 270.000 foto, e invece c'è questo rapporto molto. Sta iniziando ad esserci una piccola guerra tra Ilaria e il pubblico. No, vabbè, la metto in campo perché invece è qualcosa che ho sentito nell'ultimo anno c'è uno strano rapporto per me, e in questo sono molto, molto classica, dico. Non lo so, anche la mollare un attimo per un'ora e mezza, dire cazzo mi guardo una cosa e magari non sto con l'ansia di portarmi a casa o di mettere subito in Facebook la foto. Magari sto dicendo una stronzata pazzesca. Forse sono io che devo mollare e dire Silvia molla, è così, il tempo è questo, è tempo che ognuno si porti a casa la sua foto di corno. E questo l'abbiamo fatto ai certi lavori e non siamo stati mai ossessivi su questo, anzi molti spettacoli volevano un po' lasciarsi dove si libera. Però erano anche anni diversi, non scene diverse. In questo caso, proprio anche per la grande delicatezza e fragilità. Comunque ha questo lavoro. Perché lo vedi anche che certe volte è fatto, diciamo, con ecco, un morbosismo. Sì, c'è anche un po' morboso questa cosa, cioè, quasi come nevrotica. Ci fosse, ma come questo corpo feticcio che più di altre volte è messo in gioco. E richiama il dialogo, si diventa ossessivo. Sì, siamo autorizzare questo discorso, sì. Come scrive l'attrice feticcio, questo termine, non so perché comunque lo scrive. Però sembra che un po' legalizzi questa. Attrice feticcio, perché se non sai se è maschio, se è femmina, sì. Se è bello brutto, se è giovane o vecchio, anche a quel punto diventi per fare feticcio, perché sennò. Voi avete parlato delle reazioni del pubblico, ci sono state delle reazioni del pubblico che vi hanno colpito in questi mesi? È successo qualcosa di particolare? Sì, sono state. Anche questo è cambi paese, cambia pubblico. Allora abbiamo fatto questo lavoro a Mosca e in quel caso lì ad esempio è stata una serata incredibile, abbiamo fatto soltanto una sera perché è stato coraggiosissimo, conoscete quali sono le leggi di Mosca,
tutto quello che lo c'è, lui ha deciso di prenderlo, mi ha fatto spettacolo la sera, la mattina dopo in aereo, però siamo arrivati qualche giorno prima, insomma. Però in quel caso lì c'è un teatro molto grande, 500 persone, quindi un bel teatro. Quindi il triangolo grande, lo scherzo grande, la sigla grande. La sigla grande. C'è anche la versione pompata, 120 kg di sigla. Cioè, non la sigla. No, questo è così, ma così. Quel caso lì, standing ovation, tutto il teatro si è alzato, un incontro poi a posteriori incredibile, dove appunto, cioè, c'è stato proprio un sentire. Ma non è, ecco, diciamo, non era un pubblico, però non era un pubblico di genere, cioè, non, cioè proprio fu un'apertura totale rispetto ad un pubblico di veramente di, c'era una grande parte, una grande maggioranza di Mosca, naturalmente, sì, che è enorme. Sì, sì, sì. Però ecco, vuol dire, non era fatto nello spazio di nicchia, un teatro. No, un teatro pubblico normale. Sì. Quel caso lì è. Lì c'è stato un effetto proprio liberatorio. Sì. Ho sentito che. Questo lavoro lì ha dato proprio una spinta a dire ok, cioè la gente si è alzata in piedi, ma proprio è stato molto molto commovente davvero per noi, per tutti, perché proprio hanno colto questo slancio a dire basta, ci alziamo in piedi, perché basta con questa, poi insomma parliamo delle leggi pubbliche, sì, no, è uno spettacolo pesantemente politico, sì, anche qui da noi, figurati, sì, farlo, sì, in situazioni, cioè, proprio è illegale, se non dico, perché si poteva venire la censura, bloccare lo spettacolo, per fare problemi a noi, problemi al teatro, enorme al teatro, e poi con tutto quello che non segue, fortunatamente non sono venuti la censura. Però ad esempio a New York invece temevamo un po', visto che invece è una città di New York, il tema del gender super affrontato, ci sono mille communities, pensavamo proprio invece che ci potesse essere una reazione critica, o magari. E sono venuti, abbiamo fatto delle presentazioni, un incontro anche con Kate Borstein, che è una figura trans conosciutissima nella città, e invece lì c'è stata una reazione che è stata per noi interessante, che proprio c'era un festival qui nello stesso teatro in cui eravamo, e ci hanno detto questo lavoro è uno dei pochi lavori che invece è inclusivo, che apre, non è solo fatto per le community, per. E questa per noi è stata un bel segnale, una cosa che ci ha molto gratificato, devo dire, perché molti lavori fondamentalmente finiscono per essere un po' identitari. Infatti questo credo che siamo, è un aspetto su cui sono tornato diverse volte. Cioè questo è uno spettacolo che racconta un percorso in qualche modo di liberazione, sì, da tutta una serie di condizionamenti, codici, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché, quello a cui arrivi è una situazione in cui ti sei, e qui parla Silvia, in qualche modo liberata da tutte queste zavorre, queste gabbiette, eccetera, eccetera. Che cosa resta alla fine quando hai tolto tutte queste catene che ci chiudono? Che una volta che hai cancellato quelli che sono da un lato dei vincoli, ma che sono anche i segni che ti definiscono in qualche misura, che cosa resta alla fine? Vabbè, io non ho necessità di liberarmi da niente, nel senso che comunque almeno non attraverso questo spettacolo, ecco, cioè non, in questo senso non è che sono due cose, forse. Sì, non è che tu non hai bisogno di liberare, però questo spettacolo racconta la storia di una liberazione, certo, anche in qualche misura. Però a me, dico, io personalmente non è che vivo la catarsi tutte le volte che faccio il spettacolo, ma ci sono due cose. Una, sì, la un po' necessità di non definirmi, ma anche la libertà e la necessità di potermi definire ogni istante, ogni secondo, ad essere contraddittoria col secondo dopo. Io mi voglio poter definire, fra 5 minuti ridefinire, e fra 5 minuti ancora ridefinire, e magari la prima che ho detto non è proprio l'opposto della terza, e così via. Voglio questa libertà, e che può essere vicina alla non definizione, ma è un'altra forma. E
questo è un po' un modo per dire, non è esclusivo per le comunità, ma è anche inclusivo per le comunità questo lavoro, cioè ci stai bene anche se fai parte, cioè non ho un problema stretto con le definizioni, ho un problema stretto con definizioni che ti vengono date e poi non esci mai più da quelle definizioni. Cioè, credo questo che per me provo a tradurlo come lo capisco. Questo e fra 5 minuti essere quest'altro, fra 5 minuti infilarmi un cappello da cowboy e sentirmi cowboy e correre da cowboy, fra 5 minuti essere un atleta e poi rifare il teatro. E poi, cioè. Diciamo che quello che stai dicendo è passare da un universo determinato, dove esiste la necessità e l'obbligo, a un universo dove puoi esplorare le più possibili in qualche misura, cioè vivere le diverse possibilità. Se voglio, sì. Cioè mi piace, tentativo sarebbe questo. C'è un frammento in serie, forse l'abbiamo come registrazione audio, che abbiamo tenuto anche di propresiato, no? Che posto come di pochi documenti che sono all'interno, quando vi dice. Questa intervista abbastanza aggressiva di Jodorowsky nei suoi confronti, molto anche incisiva, e lui a un certo punto dice, ma io tutti definisci lesbica, perché a quel tempo era ancora Beatrice, dice, io non mi sono mai definito, mi hanno sempre definito camionera, leccafiga, quella, però personalmente non trovo. Io se dopo devo definire mi definisco come trans, cioè in mezzo, un genere, una persona in trans, qualcosa che non sta neanche di là, sopra in sotto, insomma. Infatti è una cosa bellissima, mi ci ha detto Kate Borstein proprio, ci ha detto per me la cosa più interessante è l'idea di movimento, il concetto di possibilità di movimento, di transitare, mantenere questa possibilità a tutte le età, non è una questione solo legata all'adolescenza, ma anche a 80 anni puoi decidere di cambiare identità o di vestirti a da cowboy. Sì, che quello non è solo strettamente legato solamente all'identità sessuale. Ovviamente per me tutto si apre poi. Yeah. Poi se lo riesci a fare da una parte, ormai ecco, per cui magari poi riesci anche a farlo da un'altra parte ancora e riesci un po' a estendere. Non a caso questo progetto per noi parte, questa idea, poi non l'abbiamo detto, ma è importante, è partito da inizialmente un'idea di lavoro sui bordi, sui confini, sui muri. E siamo partiti proprio da questo, avevamo fatto un viaggio abbastanza allucinante in Israele, abbiamo fatto poi un viaggio anche seguendo tutto il muro del Messico, siamo partiti proprio da questa idea di voler lavorare su questo tema dei confini, dei bordi, e che poi adesso anche questo è diventato tragico, veramente. Quindi adesso se ci dite adesso ci mettiamo a lavorare su qualche cos'altro, noi cominciamo a preoccuparci. No, però voglio dire, questa idea, abbiamo pensato, ok, però partiamo davvero da quei muri che abbiamo dentro, che fanno parte delle nostre categorie percettive, perché poi sta lì, cioè, il rapporto con l'altro, con il diverso, che è anche rifugiato in questo caso, che è sempre legato a questa paura, a questo bisogno di difendersi, di proteggersi, di proteggere il poco che si ha e quindi contornarlo. E per cui per noi questo è proprio fluido questo passaggio. Però abbiamo deciso partiamo da quei muri che molte volte costruiamo anche noi stessi dentro, a noi stessi, proprio per paura. E poi vedremo come affrontiamo. Però adesso è un'urgenza enorme adesso e che va molto al di là appunto solo della questione strettamente legata alla cinema. Volevo aggiungere una cosa prima su quello che hai detto sugli incontri particolari che ho avuto il pubblico, un fenomeno che ancora qui, non so se in Europa, in Italia credo che non esista tanto, ma magari non lo leggete, che a me è toccato negli Stati Uniti, mi ha toccato tanto, sono gli homeless di genere, cioè nel senso le persone che nella parte centrale, soprattutto negli Stati Uniti, i paesini, villaggi, in un certo modo vengono cacciati di casa, ragazze, sono proprio per loro essere trans, essere in transizione, quindi esistono anche cos'è, community oppure anche individui, comunque sono tantissimi, e ne abbiamo venuti a vedere il nostro lavoro, parte di loro sul fumo ovviamente, a New York, e questo era un tipo di problematica che non mi ero mai posto, mai pensato, perché effettivamente sono più abituato a certi pensiero più sulla povertà, su un altro tipo di senza tetto, no? E questo sta diventando un fenomeno molto molto forte, grande.
Io direi che siamo verso le 7:20, credo più o meno. Facciamo, voi non so quando, perché facciamo, facciamo qualche domanda e poi dopo bisogna che loro cominciano a mettere a posto, apparecchiare. Se no c'è l'aperitivo. Io no, con la curiosità, voi avete portato lo spettacolo anche, o lo porterete fuori, quindi immagino in un'altra lingua? No. I sottotitoli. Ah, con i sottotitoli. Noi sì, comunque un'altra lingua scritta, no? non che si può parlare in altra lingua. sempre in italiano. No, perché mi chiedevo, visto che c'era il discorso appunto della musica con... Sì. Se questo avrebbe cambiato qualcosa, ma se rimane... Rispondo io da petunante. Uno degli aspetti straordinari di questo spettacolo che loro hanno esplicitato è che loro, mentre va avanti lo spettacolo, scrivono coi suoni, con la luce, e scrivono anche i sottotitoli e i testi. Cioè, l'ora è qua, un quarto, l'ora e 20 di spettacolo, è un'ora in cui Enrico e Daniela scrivono in scena, con le luci o con i suoni o con le parole. Quindi